Un cordiale saluto a tutti i telespettatori di Teleprima e ben ritrovati ad una nuova edizione del nostro Prima TG che apriamo con una giornata, quella odierna, molto importante perché oggi è la prima giornata nazionale del personale sanitario. È passato un anno dal caso, dal famoso paziente 1 di Codogno, di quel virus che è arrivato da Wuhan che pensavamo così lontano e che in realtà poi è andato a sconvolgere tutte le nostre vite. Proprio sul punto, in data odierna, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella si è voluto rivolgere ai presenti dicendo che il nostro sistema sanitario nazionale, sia pur tra tante difficoltà, sta fronteggiando una prova senza precedenti e si dimostra più che mai un patrimonio da preservare e su cui è importantissimo investire per la tutela di tutta la collettività. Per queste ragioni rivolgo a nome di tutti gli italiani un riconoscente saluto a tutto il personale sanitario ed esprimo una commossa vicinanza ai familiari dei caduti per la salvaguardia della salute di tutti noi. Nel messaggio del Capo dello Stato è stato detto che è importante questa occasione per rinnovare la riconoscenza di tutto il territorio nazionale a chi sta combattendo, come dire, in prima linea e con grande, abnegazione a fronteggiare appunto questa emergenza pandemica che a distanza di poco più di un anno ancora ci affligge. Proprio l'emergenza pandemica, sul punto il bollettino nazionale, diramato come di consueto dalla Protezione Civile Nazionale, sono 14.931 i nuovi positivi al Covid nelle ultime 24 ore, con 251 vittime e 12.488 guariti. I test effettuati nelle ultime 24 ore sono stati 306.078, con ormai la consueta distinzione tra test molecolari ed antigenici, con un tasso di positività che tocca il 4,8%. Sono 2.063 le persone ricoverate in terapia intensiva, con un aumento di 4 persone nel saldo giornaliero, con gli ingressi che sono stati 137. Nei reparti ordinari invece sono ricoverate 17.725 persone, in calo di 106 unità rispetto alla giornata di ieri. Sulla questione andiamo ad ascoltare il consueto report settimanale della cabina di regia del Ministero della Salute. Questa settimana il numero di casi di Covid-19 nel nostro paese è in lieve crescita e l'incidenza si fissa a 135 per 100.000. È quindi ancora piuttosto elevata. Per quanto riguarda l'RT è intorno a 0,99, quindi proprio di poco al di sotto di 1. Il tasso di occupazione dei posti di terapia intensiva è del 24%, al di sotto, sebbene di poco, della soglia critica che è considerata essere del 30%. Per quanto riguarda le varianti, che come sappiamo in questo periodo stanno diffondendosi nel nostro paese, è bene tenerle sotto controllo, tant'è vero che è in programma una nuova indagine per stimarne la distribuzione sul territorio e intervenire tempestivamente e con interventi restrittivi laddove la loro diffusione è particolarmente rilevante. In Campania, anche oggi, il bollettino della regione fa contare un aumento dei nuovi contagiati. Sono 1.677 i nuovi positivi al Covid, di cui 117 che hanno mostrato i sintomi. Tamponi invece 20.893, di cui 3.238 antigenici. I deceduti sono stati 11, con 9 nelle ultime 48 ore e 2 in precedenza, ma contabilizzati soltanto nel più recente bollettino, con il numero totale dei deceduti che arriva da inizio periodo pandemico a 4.106 vittime. Il numero di guariti invece è relativamente basso rispetto alle ultime giornate, con 543 appunto persone che hanno avuto il tampone negativo. Per quanto riguarda il report di posti letto su base regionale, su 656 posti di terapia intensiva a disposizione della regione
ne sono occupati 112, mentre invece per quanto riguarda la degenza ordinaria sono 3.160 i posti letto tra offerta pubblica e privata, mentre invece ne sono occupati 1.289. Restiamo in Campania perché la regione da domani tornerà in zona arancione. Il ministro della Salute Roberto Speranza, sulla base di quelli che sono i dati e le indicazioni fornitegli dalla cabina di regia, ha firmato nella giornata di oggi un'ordinanza che appunto partirà da domenica 21 febbraio. Passano nella fascia intermedia di rischio anche l'Emilia-Romagna e il Molise, una decisione comunque che il governatore De Luca aveva già anticipato nella consueta conferenza stampa di aggiornamento pandemico, parlando di immagini da brivido negli ultimi giorni con gente in strada quasi sempre senza la mascherina, senza di controlli, alcune grandi città della Campania abbandonate a se stesse. Infatti il presidente ha detto che era quasi inevitabile il ritorno alla zona arancione, anzi c'è addirittura il rischio che si possa passare alla rossa. Ascoltiamo proprio le parole del presidente De Luca. Per quanto riguarda l'epidemia, questo è uno degli impegni fondamentali assunti dal nuovo governo. Verificheremo. Ad oggi noi dobbiamo ribadire che le scelte nazionali sono state scelte diverse da quelle che noi avremmo fatto come Regione Campania. Il governo precedente ha scelto la logica delle mezze misure, la logica delle diverse zone, la logica della rincorsa all'epidemia, anziché la logica della prevenzione dell'epidemia. Questa è una logica che, a mio parere, continuerà a produrre incertezze, continuerà a mettere a dura prova il sistema nervoso degli italiani. Questa logica si traduce in queste misure. Mettiamo una regione in zona gialla per un periodo. Ovviamente metti la regione in zona gialla, grande rilassamento generale. Il dato che rimane impressionante in Italia è che i controlli sono ormai diventati inesistenti. Non troviamo più per strada una pattuglia di polizia municipale, di polizia di Stato, carabinieri, guardia di finanza impegnata nel controllo anti-Covid. Questa è la realtà. Le immagini che abbiamo visto in Campania, ma un po' in tutta Italia, sono immagini che hanno dato i brividi, rilassamento totale. Le domeniche mattina con migliaia di ragazzi sui lungomari delle nostre città, gran parte senza mascherine, controlli serali in pratica inesistenti, qualche grande città della Campania completamente abbandonata a se stessa. E dunque in questa situazione è inevitabile tornare in zona arancione. Anche oggi, approfittando di una giornata con temperature praticamente primaverili, tanta gente a Napoli si è riversata sul lungomare e sulle zone nevralgiche della città, andando a creare assembramenti inevitabili, e proprio di quello che è stato l'aumento delle persone per l'ultima giornata, l'ultimo sabato di zona gialla, è stato transennato il marciapiede che da Piazza Vittoria va verso Santa Lucia. In particolare è stato interdetto l'accesso, consentendo soltanto l'uscita di chi già si trovava all'interno dell'area che comprende i famosi locali del lungomare. La misura, che comunque era già stata concordata in settimana visto un tavolo che si è tenuto in prefettura, naturalmente è servita per evitare l'ulteriore formarsi di assembramenti. Ci spostiamo ora ad Avellino perché il sindaco locale Gianluca Festa ha parlato del tema dei vaccini in regione, mostrando il centro vaccinale presso la struttura del Campo Coni. Lo ascoltiamo. Buonasera Avellino, buonasera avellinesi. Questa
sera ho voluto organizzare questa diretta straordinaria qui dal centro vaccinale che abbiamo organizzato presso la Tendo Struttura CONI. In questo momento sono seduto, ma sto per alzarmi anche perché con soddisfazione, insomma, voglio comunicarvi che abbiamo fatto un grandissimo lavoro, del quale sono orgoglioso. Abbiamo messo a tacere, insomma, ma siamo abituati a vincere sempre le sfide che la vita ci pone innanzi. Abbiamo vinto anche stavolta mettendo a tacere, insomma, le cattive lingue. In questi giorni ho ascoltato un sacco di sciocchezze, ragazzi, come al solito, insomma, c'è gente che prova a dimostrare la propria esistenza in vita parlando di noi, poi puntualmente viene smentita sul campo. È l'archeologo tedesco Gabriel Suchtriegel, 39 anni, il nuovo direttore del Parco Archeologico di Pompei. Lo ha annunciato il ministro della Cultura Franceschini alla prima uscita pubblica in data odierna al Colosseo, nel terzo mandato alla guida del Dicastero del Collegio Romano, con studi e specializzazione in archeologia classica, una tesi di dottorato sul sito archeologico di Gabi. Per Suchtriegel è alla guida dal 2015 del Parco Archeologico di Pestum, dove ha condotto anche delle campagne di scavo riportando alla luce un edificio di epoca dorica che, secondo i primi studi, potrebbe essere stato un tempio eretto da artigiani vasai. Ha lavorato molto sulla valorizzazione e il rapporto con il territorio. Il suo profilo è stato scelto dal ministro nella terna indicata dalla commissione di concorso. Sposato e padre di due figli, Suchtriegel succede a Massimo Osanna, che da settembre 2020 è stato nominato direttore generale dei musei gestiti dallo Stato. A Pompei ha comunque lavorato per alcuni mesi, proprio prima di vincere il concorso che lo ha portato a Pestum. Ora un fatto di cronaca, perché picchiava la madre ultra novantenne per farsi consegnare delle somme di denaro necessarie all'acquisto di stupefacenti. Per questo i carabinieri della stazione di Napoli Rione Traiano hanno arrestato un 57enne già noto alle forze dell'ordine a seguito di un provvedimento restrittivo emesso dal giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Napoli su richiesta proprio della locale Procura della Repubblica per i reati di estorsione e maltrattamenti in famiglia. Le indagini, condotte dai militari dell'arma e coordinate dalla quarta sezione fasce deboli proprio della Procura partenopea, hanno consentito di accertare come l'uomo avesse in più occasioni costretto, attraverso violenza e minacce, la madre a consegnargli appunto somme di denaro anche attraverso minacce con un coltello, infliggendole sofferenze fisiche e morali perduranti. L'arrestato è stato poi tradotto presso la casa circondariale di Napoli Poggioreale. Ci spostiamo ora a Caserta. Prosegue anche nel weekend la salita dei positivi sul territorio di Terra di Lavoro, come certificato dai dati pubblicati dall'ASL locale. Nel bollettino di sabato 20 febbraio sono 193 i nuovi positivi, cui si aggiungono 129 guariti ed un deceduto. Il saldo complessivo vede un aumento di 63 contagiati sull'intero territorio. I test processati sono stati 2.301, per un tasso di incidenza che è nuovamente risalito, supera l'8%, si attesta all'8,3. Ascesa importante dei positivi a Caserta, che raggiunge 258 casi attivi, seguita poi da Maddaloni con 203 e da Marcianise con 175. Come si diceva, da domani non solo la Campania ma anche appunto la provincia di Caserta torneranno in zona arancione, creando ancora una volta enormi e pesanti difficoltà per commercianti e ristoratori. A lanciare un appello è il direttore provinciale di Confesercenti Caserta, Gennaro Ricciardi, che, ben conscio di quella che è l'emergenza sanitaria, esprime però dissenso e manifesta una piena solidarietà agli operatori che sono costretti ad un nuovo stop forzato. Sentiamo. Ci avviamo verso l'ufficialità.
La regione Campania da domenica 21 febbraio diventerà, o meglio, ritornerà ad essere zona arancione. A breve il ministro Speranza ufficializzerà l'ordinanza. Questi parametri nazionali, che sono da definire altalenanti, non consentono al mondo produttivo e alla somministrazione in particolare di agire secondo un principio cardine, che è quello della programmazione. Noi come Confesercenti non abbiamo la ricetta per risolvere tutto ciò, ma è impensabile poter gestire in questo modo la pandemia. Non abbiamo la ricetta, sicuramente non abbiamo in tasca la risoluzione, ma purtroppo dobbiamo registrare che agendo in questo modo stiamo soltanto allungando l'agonia ad un malato che rischia di assumere lo status di malato terminale, perché la verità è questa, è che ad oggi nessuno doveva rimanere indietro, ma molte aziende stanno chiudendo i battenti. Molti non hanno riaperto e molti altri, dopo questo ulteriore stop, rischiano di non riaprire, perché la verità è che con il delivery e con l'asporto molte attività sono costrette a fermarsi, soprattutto in quei comuni periferici, in quei piccoli comuni, ma anche molte attività che vivono nei centri più popolosi, nelle città più grandi, nei comuni più grandi, anche della provincia di Caserta, dovranno fermarsi perché la loro attività è fortemente compromessa. Noi chiediamo degli interventi più decisi e più concreti, soprattutto perché dalla sera alla mattina le attività sono costrette a chiudere e questo non è per niente un fatto positivo. Siamo consci del fatto che dobbiamo debellare la pandemia e dobbiamo affrontare l'emergenza sanitaria, ma chi aiuterà le piccole e medie imprese? Chi aiuterà in questo caso di nuovo bar, ristoranti, pub e altre attività della somministrazione costrette a bloccarsi? Avevamo chiesto di intervenire già da fine gennaio per evitare gli assembramenti non nei locali ma nelle strade e in altri luoghi dove assembramenti si sono creati e nessuno è intervenuto. Marcianise, una nota vicenda ha scosso il comune. Qualche anno fa una donna è infatti caduta in un buco perdendo la vita. I familiari hanno chiesto al comune il risarcimento di 60.000 euro disposto poi dal giudice che ha riconosciuto che la donna era in realtà deceduta per le ferite riportate. In realtà, a distanza di 10 anni, l'avvocato del comune avrebbe scoperto che la donna è deceduta per altri motivi. A chiarire i fatti è stato l'attuale primo cittadino Antonello Velardi sui social, che ha detto che la donna dice di essersi fatta male mentre percorreva una strada cittadina, poi è deceduta e i suoi eredi hanno chiesto un risarcimento danni all'allora amministrazione comunale, che se ne è infischiata e non si è nemmeno costituita in giudizio, e si trattava del 2010. È partita la causa con il comune allora in contumacia e gli eredi si sono organizzati con i loro avvocati chiedendo un ingente risarcimento danni per lesioni personali colpose. Hanno prodotto una documentazione relativa ai ricoveri della signora in ospedale. I giudici hanno dato ragione agli eredi e non c'è stato alcun intervento difensivo da parte del comune. Ed ecco che l'esito è che il comune di Marcianise è stato condannato al pagamento di 60.000 euro, incluse le spese. È arrivato però un vero e proprio colpo di scena, perché l'avvocato comunale, a seguito di accertamenti, ha scoperto che la signora era sì ricoverata presso il nosocomio, ma per altri motivi, fino poi a decedere per un cancro. Ed ecco perché con 10 anni di ritardo il sindaco ha annunciato che il comune si costituirà in giudizio e anzi andrà a chiedere la revoca della sentenza. Chiudiamo ora con il calcio. Il Napoli, archiviata la sconfitta in terra iberica contro il Granada, scenderà in campo nella giornata di domani pomeriggio al Gevis di Bergamo contro l'Atalanta. Buone nuove per i partenopei, il rientro soprattutto di Kalidou Koulibaly e Fosi Ghoulam, che hanno superato il Covid, e il difensore franco-senegalese potrebbe già partire da titolare. Ha passato sicuramente dei momenti difficili, ma si trovava comunque asintomatico e presso la propria abitazione, continuando in maniera costante ad allenarsi, sia pur senza naturalmente la presenza dei compagni. Intanto il tecnico Gennaro Gattuso spera di recuperare due elementi importanti per il suo scacchiere tattico, ovvero Demme e Politano, che potrebbero comunque esserci
per la trasferta di Bergamo. In difesa, accanto appunto a Koulibaly, dovrebbe esserci Rachmani in vantaggio su Maximovic. A centrocampo rientreranno Zielinski e Bakayoko con Fabian Ruiz, che completerà il terzetto di centrocampo. In attacco sarà Elmas a giocare sulla fascia destra, con Insigne dall'altro lato e Victor Osimhen punta centrale. Per quanto riguarda invece gli orobici, possibile turnover in vista della super sfida di Champions League contro il Real Madrid. In attacco dovrebbe esserci Josip Iličić, in difesa ballottaggio tra Romero e Jimčići. A centrocampo sono quattro giocatori per soli due posti, con De Ron e Pessina al momento in vantaggio. E in attacco, con Iličić e Zapata, dovrebbe esserci Malinovskyi. Dopo l'importante vittoria in trasferta al Ceravolo di Catanzaro, tempo di derby per la casertana, che domani sera chiuderà la serata di domenica contro l'Avellino allo Stadio Pinto. Sul punto ascoltiamo la presentazione della sfida del tecnico Federico Guidi. L'ho ripetuto tantissime volte, cioè, noi l'atteggiamento non deve cambiare, noi dobbiamo pensare a noi stessi, consapevoli di quelle che saranno le grandi insidie che avremo davanti, perché si parla di una squadra che è costruita per andare nella categoria superiore, con giocatori importantissimi, un allenatore che è un punto di riferimento per tutti quanti noi, per esperienza, per capacità, per maniacalità nella preparazione della partita. Quindi sappiamo che è una partita difficilissima, forse in questo momento storico della stagione, insieme alla Ternana, è, come hai detto giustamente bene te, tra le più in condizioni, ha grande autostima, grande consapevolezza, sta facendo dei risultati prestigiosi, e soprattutto ha trovato, secondo me, una quadra, nel senso che riesce a segnare con grande facilità e allo stesso tempo è molto solida. Quindi sappiamo che è difficilissima, ma allo stesso tempo dobbiamo essere consapevoli delle nostre capacità, perché la nostra mentalità non deve assolutamente cambiare. No, secondo me la partita di domani dobbiamo essere bravi a cercare di vincere intanto quello che è il possesso palla, perché se l'Avellino è superiore a noi in questa situazione, esalterebbero le loro capacità, perché poi hanno giocatori abili negli inserimenti, hanno grande abilità nel cross, sanno attaccare l'area di rigore in inserimento, di testa, nell'uno contro uno, insomma sono giocatori estremamente fastidiosi. Quindi secondo me l'arma più importante è quella di cercarla di tenere la palla a noi quanto più possibile, per cercare di limitare quelle che sono le loro qualità migliori. E sappiamo che non è assolutamente facile, perché abbiamo davanti giocatori di grande dinamismo, di grande solidità, quindi insomma è difficile. Dopo le parole dell'allenatore della casertana, andiamo ad ascoltare anche quelle dell'allenatore dell'Avellino, Piero Braglia. No, una partita, loro stanno molto bene, sono veloci, sono una squadra molto, molto brava nel ripartire, una squadra che sta bene. La squadra sta facendo molto bene, le ultime partite penso ne abbiano vinte 7 su 9. Cioè, già questo te la dice lunga sullo stato di forma che hanno questi ragazzi. Noi sappiamo che sarà una partita difficile, sappiamo che se vogliamo fare risultato dobbiamo giocare al meglio delle nostre possibilità, sappiamo le loro qualità. Però sono partite, bisogna giocarle e poi vediamo. Noi siamo in un buon momento, abbiamo la fortuna, a parte il ragazzino, di poter schierare tutti. Possiamo scegliere e speriamo di sbagliare il meno possibile. E con il calcio chiudiamo questa edizione del nostro Prima TG. Io vi ringrazio per averci seguito e vi auguro un buon proseguo di serata.